Insomma, il problema è complesso. È stato scelto dal Signore. Padre Pio aveva il dono di scrutare i cuori. Padre Pio doveva offrire non soltanto le sue preghiere, ma la sua sofferenza. Allora è uno spirito altamente mistico, spirituale, quello di accettare la sofferenza per distruggere il peccato. Padre Pio da Pietrelcina, il crocifisso senza croce, non è una fiction, non è una biografia. È il racconto della vita di questo santo attraverso le testimonianze di confratelli, figli spirituali e semplici fedeli che narrano episodi vissuti in prima persona. Non è soltanto un documentario, è un viaggio alla scoperta della spiritualità di questo sacerdote molto speciale, discusso da molti, criticato da altri, ostacolato da alcuni, ma molto amato da tanti. È un DVD nel quale una sezione di contenuti extra propone le storie inedite dei suoi testimoni diretti, attraverso le quali il suo esempio e i suoi insegnamenti ci arrivano ancora oggi con grande energia, a 40 anni di distanza dalla sua scomparsa. Le generazioni future, probabilmente già quelle attuali, stenteranno a credere che su questa terra sia passato un uomo come Padre Pio. Questo filmato vuole esserne testimone.